Intanto buon pomeriggio a tutti, nonostante il caldo soffocante, siamo qua. La prima cosa che io devo scusare la collega, ha tutte le ragioni, ha avuto un piccolo intervento 3 giorni fa con questa temperatura, giustamente fa bene a tutelarsi la salute. Piccola introduzione. Questione morale, ce ne è stata parlata sotto diversi aspetti. Parto da quelli più superficiali, come se fosse un aspetto di piccolo cabotaggio politico per alla ricerca di qualche voto, no? O se no, l'opposto, questione morale giudicata come una diversità del Partito Comunista di allora, scevro da aspetti legati alla questione morale. No, se noi andiamo a rivedere con freddezza gli articoli usciti, soprattutto l'intervista Scalfari dell'81, io sono assolutamente convinto che la questione morale è sostanzialmente un approfondito tentativo di leggere la società italiana con tutte le sue contraddizioni. E quindi mette il dito nella piaga di come riformare nel profondo la società italiana. Lui infatti parla del sistema dei partiti, non è che tiri fuori un PC, dice sostanzialmente che in una situazione bloccata, per le ragioni della divisione del mondo e l'impossibilità in qualche modo di un'alternanza, anni 70, rianalizza acutamente la società e ne trae alcune conseguenze. D'altra parte si iscrive dentro ad un approfondimento di Enrico Berlinguer non solo delle questioni della società italiana, ma più in generale del mondo, le battaglie sul disarmo e la pace, i limiti delle risorse, cioè è nell'ambito di un contesto di elaborazione profonda, non di qualcosa di superficiale. Per questo io la riassumerei come innanzitutto un tentativo di leggere in profondo la società italiana. E qui con Alberto Melloni, secondo me, esempio studioso delle condizioni della società italiana, non so se convenga con me su questo tipo di approccio e a te la parola. Intanto lo ringraziamo per aver accettato l'invito a partecipare. È un piacere aver accettato, ringrazio di questa opportunità. In realtà io parlerò come un visitatore della mostra e uno spettatore di questo tipo di cose. Io ho studiato i temi della storia politica italiana contemporanea sotto due punti di vista, con due grossi volumoni, uno sulla storia del Presidente della Repubblica e uno sulla storia del Presidente del Consiglio, che ho fatto con... Scusate, io sono asmatico e devo stare più vicino. E dicevo, ho studiato queste cose solo in due grosse opere che ho curato con Sabino Cassese, Peppino Calasso e Sandro Paino sui Presidenti della Repubblica e sui Presidenti del Consiglio, quindi non dall'interno della storia dei partiti, ma dall'interno della storia delle istituzioni. Di mestiere io faccio lo storico della Chiesa e forse qui però un pochino c'entra con il problema che la mostra pone e che abbiamo davanti, che è un problema, se posso dirlo in termini un po' tecnici, squisitamente geografico. Cioè, come si fa a misurarsi con figure che hanno una loro esemplarità,
una consistenza etica e morale talmente superiore a quella che era la media e infinitissimamente superiore a quella che è la media oggi, che rischia di dare l'impressione di essere delle fonti di infinita nostalgia. Allora, la cosa che mi sembrava molto interessante, la cosa che mi è stata fatta di parlare della questione morale, era un po' provare a ricostruirne il percorso. Perché, come forse saprete, l'espressione della questione morale è un'espressione che viene dalla tradizione mazziniana. Era Mazzini che aveva quest'idea che i problemi politici coinvolgessero anche una dimensione morale, etica, quella cosa perfino rappresentata nella ritrattistica mazziniana con quella faccia tristissima e lugubre che c'è sempre Mazzini, quello del Menagramo fondamentalmente, nel quale la questione morale era l'idea che ci volesse una severità atroce per poter fare la rivoluzione repubblicana in Italia. Io ho detto che avesse torto. Il tema della questione morale dentro il pensiero di Mazzini ha a che fare con riferimenti del tutto diversi, Dio e popolo, e il titolo di un suo libretto del 1866, che non so se Berlinguer abbia mai preso in mano o meno, di sicuro l'espressione questione morale ritornerà nel 1953 e al momento del delitto Montesi, che forse qualcuno di voi ricorderà. La storia di questa ragazzina, Vilma Montesi, assassinata in un delitto turpe a sfondo sessuale in una villetta vicino alla costa tirrenica di Roma, nella quale era coinvolto il figlio del segretario della DC, Piccioni, che si dovette dimettere per la cosa. Poi c'è Montesi per tutta una sua storia molto complicati da raccontare e così via, ma in un articolo del 53 sull'Unità, Ingrao sosteneva che il delitto Montesi poneva una questione morale, perché Piccioni non era minimamente coinvolto, né tanto né poco, in questo delitto che era accaduto in questa vicenda qua, però Ingrao usava quell'espressione lì. Espressione che, se le cose che ho visto non sono inesatte, sparisce fondamentalmente dal lessico del Partito Comunista Italiano e in generale dal lessico della politica italiana fino all'inizio degli anni Ottanta. Sarà Berlinguer in persona che ripete l'espressione, virgolette, questione morale dopo il terremoto dell'Irpinia. Il terremoto che distrugge una serie molto cospicua di paesi della Vellinese e sopra l'Appennino campano, e nel quale si vede a occhio nudo che è capitato qualcosa di tragico in questo paese. Non molti anni prima c'era stato il terremoto del Friuli, dove Beppe Zamberletti aveva organizzato un lavoro di soccorso, un terremoto non meno tragico di quello dell'Irpinia, mobilitando le comunità locali, usando gli enti locali molto forte, molto pronunciato, in Irpinia si capisce subito che le cose sarebbero state molto diverse. Adesso tutti quanti sanno dove è Caivano, questo sobborgo della periferia nord di Napoli. Le case di Caivano del Parco Verde, che sono uno dei paradisi dello spaccio di droga, a Caivano almeno qualche anno fa c'era la più grande quantità di cocaina raffinata dell'Italia, partivano da lì per andare in tutta Italia, che è stata costruita dopo il terremoto. Era un intervento post-terremoto nel quale era stata fatta questa cosa meravigliosa, che c'era l'accesso ai garage che era più basso delle gazelle della polizia. Per cui bastava mettere una macchina davanti a uno di questi affari e dentro la zona dei garage, che sono le raffinerie, poteva essere usata liberamente. E quando la dimensione di quello che sta capitando in Irpinia, il
prevalere di una cultura clientelare democristiana e soprattutto della BC Campana emerge in modo forte, che Berlinguer ritira fuori questa espressione della questione morale come questione nazionale. Berlinguer è 80, vuol dire, lo sapete meglio di me, vuol dire un uomo che sta facendo da soli 8 anni il segretario del Partito Comunista Italiano. Non era un leader indiscusso, le stagioni della politica erano molto più lente. Senti che la mossa della Berlinguer, ci sarà qua un giorno una mossa sui segretari del PD, sarà molto più affollata di questa, perché se ne serve tanto spazio per farli vedere tutti. Era una politica a cicli lunghi, nei quali i cambi di dirigenza erano cambi a lungo incubati e qualche volta addirittura anche drammatici. Sarà così alle Regife con l'arrivo di Bettino Craxi, o più tardi con l'arrivo di Forlani alla segreteria della Democrazia Cristiana. È un uomo che arriva da questa esperienza e dalle esperienze che incontra quasi subito. Mi ha fatto molto piacere vedere qua fuori i 3 articoli di rinascita sul Cile, nel quale questo giovane dirigente politico alle prese con una realtà molto complicata come quella del PC in quel momento, si misura con la tragedia cilena. Deve capire che cosa è successo in Cile. Perché in fondo la spiegazione ideologica della questione cilena era molto semplice: ci sono le forze della razione e le forze del progresso, le forze della razione sono violente, quelle del progresso sono meno violente e muoiono sotto il peso della reazione violenta guidata dagli Stati Uniti d'America. In realtà Berlinguer capisce che la questione è molto più drammatica e seria e riguarda la questione della quantità e della qualità di consenso democratico invece dietro le istituzioni. Quindi la sua riflessione sul Cile è la riflessione sul cosa non fare per evitare che l'Italia possa avere un destino cileno. Gli americani non erano tanto inclini a fare colpi di Stato in Europa come in America Latina, però la Grecia conoscerà la cosa, e noi vicini ci arriviamo, e Berlinguer si pone il problema della salvezza delle istituzioni democratiche. Trova in questo una corrispondenza molto robusta e molto forte in una parte della Democrazia Cristiana, soprattutto in Aldo Moro, e con il quale condivide l'idea che si debba arrivare ad un meccanismo nel quale il ricambio del sistema politico sia meglio garantito rispetto al sistema del 47, cioè stringere il campo democratico e spostare il conflitto democratico dentro un partito. La DC miniaturizzava nei suoi equilibri l'alternanza che del paese non era possibile. Si pone quel problema e si arriva, dopo le elezioni del 76, quelle delle quali si passa dal voto dei 21enni al voto dei 18enni, e si arriva ad un risultato elettorale importante per il comunista, con il 34%, che allora le differenze si misuravano con poca variazione rispetto a quello che invece oggi è l'impressione, era una differenza già significativa. Però per Berlinguer questo non è un successo che apra a chissà quale tipo di avventure, ma è un'assunzione di responsabilità. Assunzione che arriva mangiando la pillola più amara, perché le elezioni del 76 sono il 20 di giugno e il 10 di agosto Berlinguer annuncia in aula l'astensione del Partito Comunista Italiano davanti alla formazione del terzo governo Andreotti. Astensione complicatissima, perché non era facile dire che andava bene perfino Andreotti, ecco, per fare questo tipo di operazione qua. Le astensioni in più con una complicazione tecnica che non lasciava scampo a nessuna forma di fumeria, perché dato che in Senato i voti astenuti contano come voti contrari, bisognava che per ogni santa votazione che veniva andata in terra al Senato uscissero 2 deputati per fare in modo che ci fosse la maggioranza, gli astenuti più contrari non fosse la maggioranza ma ci fosse il numero legale, il che comportava una complicazione, diciamo così, militare dell'aula molto importante, che dava però anche la misura dell'impegno enorme. Se oggi uno possa fare quello delle astensioni in Italia con questo Parlamento, con questi parlamentari, non credo che
durerebbe mezzo minuto, perché tutto si laverebbe, si sposerebbe io e farebbe quello che gli pareva. I famosi equilibri più avanzati che auspicava De Martino arriveranno con il 78, il quarto governo Andreotti e il rapimento di Aldo Moro. Esperienza che sarà quella che fa da sottofondo ai due interventi che vorrei citare sulla questione morale. E occhio un attimo alle date, perché viene la cosa che è stata detta poco fa. Vi dicevo, Berlinguer pone la questione morale all'indomani del terremoto dell'Irpinia. Allora, abituati noi alla velocità di reazione della politica davanti all'incomodo con i gravi, uno si immagina che il terremoto il 1 gennaio e Berlinguer lo dice il 35 dicembre, che ha visto il problema. No, il terremoto è il 23 novembre dell'80. Io me lo ricordo perché sono partito alla sera con un gruppo della Caritas a fare delle cose in Friuli, per cui la sera del novembre eravamo attrezzati e capaci, siamo partiti con il nostro pulmino, con il legno, la plastica per fare le baracche, la sparapunti, tutte le cose, e io ho un ricordo personale di quella notte in cui, anziché essere come in Friuli, dove tu incontravi primi carabinieri, poi gli alpini, poi i vigili urbani che ti dicevano voi di qua, voi di là, non li sono già andati, dovete andare in quel posto là, noi siamo arrivati fino a San Magno sul Calore, dove abitava un compagno di seminario di Puccio Dossetti, il nipote di Don Giuseppe Dossetti, senza trovare niente, nessuno. C'era il deserto più, con la disorganizzazione più completa nell'immediato, assolutamente impressionante come cosa. Bene, terremoto 23 novembre 1980. 27 di novembre, giorni dopo numero 4, Berlinguer convoca la direzione del partito a Salerno e dice: il PC è ben consapevole che la vicenda tragica del terremoto, all'indomani delle risposte delle udienze negative del governo, di fronte alla crisi di scandali, di deviazione della parte dello Stato, di intrighi di potere, ha fatto emergere. Non si sente? Ma non è proprio vostro, più vicino così faccio la rockstar. Dicevo, 23 novembre il terremoto, 27 novembre direzione del PC a Salerno. Il PC è ben consapevole che la vicenda tragica del terremoto, all'indomani delle risposte deludenti e negative del governo di fronte alla catena di scandali, di deviazioni degli apparati dello Stato, di intrighi di potere, ha fatto emergere con estrema acutezza i problemi dell'efficienza, della correttezza e della moralità della direzione politica. Il Paese profondamente colpito da questi comportamenti sono sempre più manifesti la sfiducia e lo sdegno. La verità è che tutto ciò chiama in causa non semplicemente la responsabilità di uno o più ministri o dell'attuale governo, ma un sistema di potere, una concezione e un metodo di governo che hanno generato di continuo inefficienze e confusioni nel funzionamento degli organi dello Stato, corruttere e scandali nella vita dei partiti governativi, omertà e impunità per i responsabili. La questione morale è divenuta oggi la questione nazionale più importante. Allora, l'importanza di queste parole non sta in quello che c'è, sta nella data, sta nella data, sta in una capacità formidabilmente acuta di riuscire a mettere insieme i segnali diversi che un paese a grande stabilità della maggioranza di governo deve essere colto di corruzione, che era tutt'altro che imprevedibile, tutt'altro che sconosciuto, nessuno si meravigliava di questo. C'era già stato lo scandalo Lockheed sull'acquisto di forniture militari, che forse era un'operazione per mettere in crisi Moro e punire lui di quel voto contro la NATO del 49 insieme a Dossetti nel gruppo, però non era quello il punto era quello di mettere insieme
la percezione delle inefficienze che si vedeva attorno a questa tragedia, di una catastrofe naturale, con la dimensione politica. Questo fa una certa impressione, perché dice di una volontà e di una capacità di leggere le cose che credo sarebbe molto sbagliato attribuire a Berlinguer come se fosse di spirito profetico dotato. No, che ci arrivava lui perché era il più intelligente in mezzo a un branco di stupidi. Era un sistema di fare politica che aveva l'ossessione di leggere la società. L'ossessione di leggere la società. E aveva in questo anche una dimensione pedagogica molto forte e molto pronunciata. La definizione del PC come partito chiesa è tutt'altro che sbagliata. Il PC aveva una gerarchia, un catechismo, un santo ufficio, una dottrina della fede molto rigida, molto sistematica. C'erano cose che non si potevano dire senza fare peccato mortale, cose che non potevano essere omesse di essere dette. E in questa logica della pedagogia c'era l'idea del fatto di un uso molto attento di quello che era l'autorità politica. È una cosa che oggi nella politica attuale non esiste più, in cui, come dire, twittano tutti, dal segretario dell'assessore al capo dei servizi informativi di Palazzo Chigi, e un altro tipo di mondo nel quale c'era un problema degli assaggi. È chiaro che quel discorso di Berlinguer, in cui il 27 novembre dell'80 lui usa l'espressione la questione morale, è una cosa che mette in campo una prospettiva nella quale bisogna capire come fare ad andare avanti. C'erano dietro quell'espressione quelle che erano state le operazioni, diciamo così, di seduzione anticapitalista dell'austerity, nel momento in cui la crisi petrolifera costringe tutti quanti ad immaginare una possibilità di vita dove la decarbonizzazione non è fatta con i 30 all'ora, ma è fatta con la pedonalizzazione, punto e basta, e con l'idea che una vita più austera possa essere una vita migliore che una vita fatta solo di consumi. C'era stato il tentativo di passare due crinali molto complicati, che era il crinale referendari. Berlinguer ci tornerà nell'intervista con Scalfari dell'81, il referendum sul divorzio e quello sull'aborto, nei quali le questioni di carattere morale giocano in un modo completamente diverso rispetto a quello che era stato fatto in precedenza. C'era il problema di vedere come avrebbe reagito il partito, perché anticipo una cosa sulla quale poi finirò: il partito, la proposizione della questione morale, reagisce malino, contro Berlinguer. Non è che ci vanno dei pischelli qualsiasi. Il primo che lo arrota è Alessandro Natta. Natta attacca Berlinguer in modo frontale, dicendogli che sta dando una presentazione sbagliata della realtà, che è quella che noi siamo voi e tutti gli altri sono corrotti, e che questo non si può fare. L'altro che lo attacca è un signore di una certa importanza, perché è Giorgio Napolitano, il quale sostiene che questo è il modo per rompere esattamente quel problema della convergenza delle forze democratiche, come si diceva nel linguaggio degli anni 80, che è il problema del paese. Cosa si fa in queste circostanze qua? La logica catechistico-pedagogica del progetto comunista italiano suppone che si proceda per tappe, e la prima tappa è l'intervista di Alfredo Reichlin sulla nostra proposta di governo del dicembre dell'80. È finita la solidarietà nazionale e si sta costituendo quello che sarà l'equilibrio del Craxi Andreotti Forlani, che è detto partito più classico, e tocca a Reichlin vedere sonorità con degli assaggi quella che può essere la reazione all'interno del partito.
Allora, è interessante una serie di cose che Raghi mette appunto. Mi fanno sorridere tutti questi becchini del compromesso storico. Perché sarebbe fallito? È fallita la caricatura che ne hanno fatto presentandolo come una forma di governo, peggio, come un accordo di potere fra noi e la DC. L'abbiamo detto 100 volte che non era questo, bensì la ricerca di una convergenza tra le componenti diverse della storia italiana, della società nazionale e quindi tra classi diverse, tale da rendere possibile una profonda trasformazione democratica, un secondo 1945, nel rispetto del pluralismo e della Costituzione. Raichlin incomincia a spiegare che però della questione morale non è per avere cambiato idea sulla convergenza, ma è per difendere quell'idea della convergenza rispetto ad una dimensione più grave. E la spiegazione che dà all'intervistatore è molto interessante, perché dice perché l'esperienza del 78, 76-78 anziché produrre del bene, ha prodotto una degenerazione ancora ulteriore. Risponde così: bisogna ripensare oggi come è stata fatta la lotta contro di noi, la cecità e la pochezza di tutto l'indirizzo politico e culturale, da Bisaglia a certe correnti socialiste, a non pochi intellettuali, che consideravano ormai inutile, fuori gioco, una forza come la nostra, perché si erano convinti che l'emergenza era finita, per cui le grandi riforme erano ormai inutili, le classi non esistevano più, esisteva la complessità sociale, bastava galleggiare sulla crisi, la programmazione, la questione meridionale, il ruolo della classe operaria, la centralità del Parlamento, lo sforzo di realizzare una democrazia di massa erano ferri vecchi dell'obsoleta cultura del marxismo. È tutto scritto in un linguaggio profondissimamente ideologico, che non è più il nostro, grazie al cielo, non è più il nostro. Però la cosa interessante è quella che la percezione rimane la stessa e ci sono delle questioni urgenti, queste questioni hanno bisogno di una base democratica più ampia di quella che c'era. E la base più ampia viene attraverso un attacco alla DC. Nel momento in cui la DC fornisce una prova evidente della sua incapacità di dare al paese un minimo di guida politica e morale, quando la sua crisi, aperta da tempo, degenera in corruzione, in fenomeni di scollamento, fino a vere e proprie guerre tra bande, non basta più chiedere la caduta della pregiudiziale anticomunista. A questo punto siamo noi, insieme con la parte sana del paese, che non possiamo non porre una questione pregiudiziale, cioè la questione morale, che non riguarda solo le persone, non può essere intesa come una richiesta di messa al bando di un partito che ha radici profonde nella società, nel popolo e in tanta parte del paese e parte dello Stato, ma che comporta, questo sì, la liquidazione del suo sistema di potere. Il primo che enuncia la questione morale in termini politici e politici è Raichlin, non è Berlinguer. E lo dice in maniera molto chiara, dice che non si può pensare a un'espulsione della DC dal sistema politico, ma un'espulsione di quello che è il sistema politico che la DC ha messo in opera. La lotta va condotta in modo tale da non spingere a destra tutta la DC, da non umiliare le sue forze migliori, bensì aprendo ad essa nuove possibilità, nuovi terreni per un'iniziativa di rinnovamento interno. Allora, interessante questo, secondo me, perché dice come quando arriva la famosa intervista del 28 luglio 1981 di Berlinguer a Scalfari, il terreno è stato preparato da questo tipo di azione che ha rappresentato l'intervista di Raichlin, che poi vuol dire che di voi era qualche volta la militanza del Partito Comunista Italiano, vuol dire poi che le stesse cose sono state ripetute in decine di consessi sempre più piccoli, di organizzazioni sempre più piccole, di riviste sempre più piccole. C'è stato un lavoro di vanificazione della lettura della società e del paese. Era la lettura giusta quella di Raichlin? No.
non era una lettura giusta. La cosa su cui Rankin sbagliava, e forse anche Berlinguer sbaglia, su questo io sono più del parere di Napolitano e di Natta, era quello di immaginare che fosse possibile risolvere il problema della differenza del PC dagli altri in termini per l'appunto morali. C'era una questione che riguardava la prospettiva futura, nella quale il modo di porre la questione morale così, in fin dei conti, favoriva quella che sarà la formazione del CAF. Al tempo stesso, bisogna dire che quel modo di porre la questione morale, come noi l'abbiamo, come vediamo adesso, in un senso più positivo o senz'altro che negativo, quel modo di porre la questione morale era l'unica via possibile per riuscire ad identificare quello che era il problema che la DC dall'81 al 92 non affronta e la travolgerà. Ricordatevi tutti che la Democrazia Cristiana esiste viva, vegeta e perfettamente governante nella Repubblica Federale Tedesca e da noi è sparita in un tempo brevissimo, andando alla ricerca di una virginità nuova che poi alla fine non ha trovato. Ma veniamo a Berlinguer e finisco subito. Repubblica, 28 luglio 1981, intervistone di Scalfari a Berlinguer. Avvertenza sulle interviste di Scalfari. Scalfari fa interviste senza prendere appunti. Quindi quando il giornalista di Scalfari, che sia al Papa, al Presidente della Repubblica, al segretario del PC, a Maradona, chiunque altro, non fidatevi troppo del modo in cui lui dice le cose, perché mentre Reich, quando scrive lui su Unità, cesella anche le virgole che mette nel testo, con Scalfari tu ti fidavi di Scalfari, quel Scalfari rappresentava il tuo pensiero con le espressioni che voleva lui. Naturalmente Berlinguer non era un intervistato qualsiasi e sapeva benissimo come funzionava Scalfari, quindi il grado di, come dire, di ribaltamento dei messaggi che lui fa su Scalfari mi sembra molto importante, e lo fa con l'astuzia, la capacità, l'energia di cui era capace un uomo come Berlinguer. Perché l'intervista incomincia con una frase lapidaria che di sicuro gli ha detto Berlinguer, che è: i partiti non fanno più politica, punto. I partiti non fanno più politica, punto. Gliela dice talmente chiara, talmente netta, talmente tonda, che perfino Scalfari non può girarci attorno a quella cosa lì. E cerca di capire che cosa voglia dire. I partiti sono oggi soprattutto macchine di potere e clientela. La loro stessa struttura organizzativa si è ormai conformata su questo modello. Non sono più organizzatori del popolo, formazioni che ne promuovono la maturazione civile e l'iniziativa, sono piuttosto federazioni di correnti, di camarille, ciascuna con un boss e dei sottoboss. Giudizio molto severo che, devo dire, Berlinguer applicava alla DC. Credo che se gli facessero fare un'intervista oggi, questo giudizio sarebbe leggermente più estensivo rispetto a quello che era il mondo democristiano del suo tempo. Ma la cosa che è interessante, proprio per tornare sul punto che dicevamo, è che Berlinguer capisce che quel sistema di clientela su cui si è costruito un apparato democristiano, che sarà quello che produrrà il debito pubblico, ha delle ragioni interne che non sono semplicemente moralistiche. In questo Natta era un po' ingiusto. Quando cade il quarto governo Cossiga, quello contro cui il PC fa la guerra più spietata, il rapporto deficit-PIL era al 56%. Oggi siamo al 139%. E perché siamo scesi? Dal 56 al 130% siamo stato completamente partito, eh? Non è stato il cambiamento climatico che ha fatto il debito pubblico, è stato il partito che ha fatto il debito pubblico, comperando consenso con una spesa pubblica messa con dei pagherò a favore delle generazioni future e delle cose. Sentite come legge quella cosa di Perché Scalfari,
gli fa una battuta che forse gli ha fatto davvero, e lui dice, vabbè, e se va tutto così male perché non vincete voi? Vuol dire che quella gente preferisce questa dalle altre cose. E lui gli dice, molti italiani, secondo me, si accorgono benissimo del mercimonio che si fa dello Stato, delle sopraffazioni, dei favoritismi, delle discriminazioni, ma gran parte di loro è sotto ricatto. Hanno ricevuto vantaggi, magari dovuti, ma ottenuti solo attraverso i dati dei partiti e dei loro correnti, o sperano di ricevere, o temono di non riceverne più. Vuole una conferma di quanto le dico? Confronti il voto che gli italiani hanno dato in occasione del referendum e quello delle elezioni normali. Il voto al referendum non comporta favori, non coinvolge rapporti clientelari, non mette in gioco, non mobilita candidati e interessi. È assolutamente libero da qualsiasi genere di condizionamenti. Ebbene, nel 74 e nel 81, l'Italia ha fruito il livello di un paese liberissimo e moderno dovuto al progresso, al nord e al sud, ma poi c'è stato qualcosa d'altro. In Sicilia, per l'aborto, ha votato quasi 70%, 70% no, ma poche settimane dopo il 42% ha votato la DC, che era una capacità di leggere i dati che non era siamo cresciuti, stiamo arrivando, ci hanno visto arrivare, non abbiamo visto dove andavamo, ci vedranno quando arriveremo, o cose di questo genere, ma era una capacità di leggere il dato politico, ma materiale, quasi sociologico, in termini molto acuti e molto forti. E Berlinguer rivendica, questa è la cosa che irrita molto Natta e Napolitano, rivendica il fatto che c'è una diversità del PC. E Scalfari gli dice all'occasione fa l'uomo ladro, e Berlinguer gli risponde, e c'è un fatto su quale invita a riflettere. A noi hanno fatto ponti d'oro, dice, gli altri partiti, perché abbandonassimo questa posizione di intransigenza morale e politica. Ai tempi della maggioranza nazionale ci hanno scongiurato in tutti i modi di fornire i nostri uomini per banche, enti, poltrone di sottogoverno, per partecipare anche noi al banchetto. E noi abbiamo sempre risposto di no. Se l'occasione fu l'uomo ladro, deve dirle che le nostre occasioni le abbiamo avute anche noi, ma ladri non siamo diventati. Ci sono due cose che mi colpiscono molto, ed è da un lato questa rivendicazione del fatto che non è vero che l'occasione fa l'uomo ladro, l'occasione può esserci comunque anche non diventare ladro se vuole, ma la cosa che mi colpisce di più è il noi. È il noi. Cosa che fa irritare Natta è che il cuore mi sembra nel tipo di tentativo che sta facendo Berlinguer, cioè quello di parlare non di una moralità sua, di una sua caratteristica che era così, ma di essere, come dire, il portavoce, l'espressione, la raffigurazione di una diversità che comporta anche la rappresentazione non solo degli interessi della classe operaia, ma anche degli strati più emarginati della società, dice così, a cominciare dalle donne, dai giovani e dagli anziani. 1981, non ieri pomeriggio. E soluzione che Berlinguer propone, che è la soluzione non soluzione. La questione morale non si esaurisce nel fatto che essendoci dei ladri, dei corrotti, dei concussori in altre sfere della politica e dell'amministrazione, bisogna scovarli, bisogna denunciarli e bisogna metterli in galera. La questione morale nell'Italia d'oggi fa tutt'uno con l'occupazione dello Stato da parte dei partiti governativi e delle loro correnti, fa tutt'uno con la guerra per bande, fa tutt'uno con la concezione della politica e con i metodi di governo di costoro che vanno semplicemente abbandonati e superati. Ecco perché dico che la questione morale è il centro del problema italiano. Gli altri partiti possono provare ad essere forze di sfera di armamento soltanto se aggrediscono in pieno la questione morale andando alle sue cause politiche. La fine dell'intervista è la parte secondo me più interessante.
interessante perché alla fine Scalfari gli dice e allora quali sono le cause che hanno provocato lo sfascio del sistema politico, qual è stata la colpa, qual è stato l'atto che ha cambiato le cose. E anche qui Primo gli dice in un modo secco, tant'è che Scalfari fa finta di leggere una domanda, non le sembra di essere troppo secco il sottosegretario, gli dice: le dico quella che secondo me è la causa prima e decisiva, due punti, la discriminazione contro di noi. La discriminazione contro di noi. Quella questione che rappresenta ancora oggi uno dei grandi dilemmi della nostra storia nazionale, cioè il fatto che anziché avere una dinamica politica aperta all'intero spettro delle opinioni, vedete le elezioni francesi di domenica, no, in cui tutti hanno lo stesso diritto di tribuna, noi abbiamo dovuto stringere il nostro ambito perché, essendo un paese atlantico sul confine della guerra fredda, noi non potevamo tenere l'intero emiciclo parlamentare aperto, per cui l'abbiamo ristretto e miniaturizzato lì dentro l'alternanza democratica perché Andreotti non era Moro e Fanfani non era Rumor. Ma Berlinguer dice è questo che ha comportato una struttura e un'amputazione della nostra democrazia e dunque della vita dello Stato. Dico che verrebbe a cessare per il fatto che per 35 anni un terzo degli italiani è stato discriminato per ragioni politiche, che non è mai stato rappresentato dal governo, che il sistema politico è stato bloccato, che non c'è stato alcun ricambio della classe dirigente, alcuna alternativa di metodi e programmi. Il gioco è stato artificialmente ristretto al 60% degli elettori, ma è chiaro che con un gioco limitato al 60% per rappresentanza particolare, le cose non possono funzionare. Allora è interessante la questione, poi finisco perché l'ho fatta anche troppo lunga, è interessante la questione che alla fine c'è da un lato una lettura della società molto profonda, talmente profonda che la maggior parte dei problemi che Berlinguer annusa, sente, individua e denomina sono problemi che non sono superati. C'è due righe strepitose di questa intervista in cui dice sono due nemici, l'inflazione e la disoccupazione, che ancora oggi potrebbero essere le cose con le quali ci si deve misurare e che non sono malattie incurabili del sistema politico ed economico, sono malattie curabili e non curate, se ci sono perché non vengono curate. Dall'altra parte c'è una lettura molto attenta del processo politico, con la responsabilità del fatto che la democrazia italiana, in mancanza di un ricambio della classe dirigente, è una democrazia in pericolo. Osservo solo tre cose per finire. Prima cosa, c'è una lamentela molto acuta, molto forte, molto nitida su quella appunto che lui chiama la discriminazione. Non c'è nessuna tentazione di risolverla così ideologicamente, e l'intervista in cui Berlinguer dice che gli euromissili vanno bene. Gli euromissili vanno bene. E non c'è nessun vittimismo. Non è che ci hanno lasciati fuori perché sono cattivi. Ci hanno lasciati fuori e questo è indebolito il sistema. Se voi prendete le due retoriche, la retorica della destra di oggi e la retorica del PC di Berlinguer, che sono due retoriche con una componente ovviamente di propaganda, non cioè si parla ai propri per trasmettere delle convinzioni, raccogliere convinzioni. Voi vedete che nella retorica della destra di oggi c'è un atteggiamento, non del tutto giustificato, di vittimismo. Ci hanno lasciato fuori perché sono venuti sporchi e cattivi, li troveremo uno per uno e così dopo non ci saranno più dei problemi. Lì c'è una retorica, anche quella che riguarda la discriminazione contro di noi, ma è fatta in nome della solidità delle istituzioni, non del proprio buon diritto a stare. E la ragione per cui Natte per le guerre litigano su quell'intervista dice in fondo quello che è il punto di quella questione. Natte preoccupato che un eccesso di peso, un'accentuazione troppo forte della
della diversità morale impedisca di pensare che il vero problema continua ad essere quello di allargare le basi della democrazia, sia per l'età di P2, sia per l'età di terrorismo, tutte le grandi lunghi su tutto questo. Ma c'è una questione invece di difesa delle istituzioni democratiche. E cosa resta della questione morale per noi? Beh, restano parecchie questioni e anche parecchie questioni morali e anche un po' di questione morale, come dire, pronunciata, perché alla fine si è visto poi che i vizi che Berlinguer imputava al sistema delle camarille, delle bande cristiane, erano vizi, diciamo così, contagiosi, erano capaci di riprodursi in altri contesti politici. Ovviamente l'intervista dell'81 ha un problema gigantesco con Bettino Craxi, con il quale ancora non si sa quanto fare la guerra e quanto fare la pace, questo è di politica congiunturale di quel momento, ma rimane un problema con il quale sarebbe molto importante misurarsi. Ci si misura meno volentieri perché in fondo il moralismo con cui Berlinguer pone la questione morale è un moralismo che è tollerabile e giustificato dalla sua qualità morale. Lui dice sempre noi, 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 però in realtà lui può dirlo perché è lui che lo dice, non so oggi quanti altri potrebbero porre la questione morale senza che qualcuno scappi. Quindi capisce che l'idea di mandare la vicenda opposizione, no? Che in Italia è diventato impensabile per altri motivi di carattere nazionale, però che rappresenta un pericolo, ma da quello ricavano soltanto l'idea di una tatticità di breve periodo, no? Dato che non si può fare, evitiamo di farlo, sarebbe meglio, se potessimo farlo faremmo. Ma invece la sua idea, quell'idea che c'è anche nella testa di Reichen, quella di pensare che ci sia una parte di quelle che sono le forze moderate conservatrici che ci sono, che devono essere messe tutte insieme per avere una base di democrazia più larga rispetto a delle cose che uno chiamava estremismo, come Fanfani, ma considerava pericolose per la tenuta delle istituzioni. Per cui la riflessione sul Cile è quello di non bisogna pensare di fare tutto da soli, no? Che si prende il 50% del voto di più uno e poi si fa quello che si pare. Se le istituzioni non sono solide, il 50% più uno può essere l'anticamera della tragedia, come è stato appunto per il Cile. Però i tre articoli sono cose bellissime, sono molto più eloquenti di quello che ho detto io. Ecco, a proposito dell'ultima parola che dicevi, io continuo a ritenere che è un'analisi della società molto approfondita, quasi sociologica. Non trovi che della difesa delle istituzioni, della democrazia e della difesa delle istituzioni? Senz'altro sì, c'è una cosa che mi colpisce ed è quello che, come accennavo,
Berlinguer parla il linguaggio del catechismo marxista. Quindi le classi, la lotta fra le classi, il modo di comporla, ci si schiera non solo con la classe operaia, ma anche con le marginazioni, donne, giovani ed anziani, ma sempre dentro una cornice di ortodossia marxista molto, molto forte, che paradossalmente era quella lì invece la grande diversità comunista italiana, che anziché accontentarsi di questa dogmatica marxista standard delle cose, aggiungeva a questo quella che era stata l'esperienza costituente. Cioè il fatto che avere partecipato da protagonisti in nome della battaglia comune resistenziale e della situazione politica del 46-47 alla redazione della Costituzione inietta nella storia della sinistra italiana, del vicino italiano, una forma di patriottismo costituzionale che durerà fino a D'Alema escluso. E questo mi sembra che sia una cosa su quale è importante riflettere oggi, perché la mia personale opinione è quella che la Costituzione nostra a me non interessa niente che sia la più bella del mondo, come dice Benigni, a me interessa che sia la nostra. Se poi è la più bella, non è la più bella, pazienza, non stiamo mica facendo la gara dello zecchino d'oro delle Costituzioni. Ma la nostra Costituzione nasce da uno sforzo per far sì che il paese non venga trattato come sono stati trattati i paesi vinti, la Germania e il Giappone. Quindi la Costituzione è quella cosa che ha impedito che noi fossimo divisi in quattro, che noi avessimo non un gravame atlantico fortissimo, ma che avessimo una vera e propria occupazione, dominazione, una perdita di spazi democratici che avevamo. Nei tentativi di rifare la Costituzione a maggioranza, l'abbia fatto il centro-sinistra con il titolo quinto, lo faccia la destra adesso con il premierato, c'è una cosa che non va bene, perché non si tratta solo di correggere l'una o l'altra cosa, e paradossalmente se avete visto le lezioni inglesi o quelle francesi, vedete che può fare molto di più la legge elettorale che non la Costituzione per risolvere i problemi, non c'è bisogno della Costituzione per, come dire, marchingegnare delle cose. Ma il tentativo di adesso della destra, quello che io vedo, è un tentativo di dire che non c'è più bisogno di quelli che erano i fondamenti di principio della Costituzione del 47, che si possono fare diversi. Il premierato, a parte il fatto che non c'era nessun paese al mondo, una ragione ci sarà. Se non l'ha fatto nessuno, vedo perché dovremmo essere molti più coglioni da buttarci una cosa che non fa nessuno. Però facciamo anche che noi siamo più furbi di tutti, abbiamo inventato che facciamo le lezioni dirette del bagnino e mettiamo tutto a posto così. Il problema è quello di garantire che quel patriottismo costituzionale che si è creato là, che ha fidelizzato tutti i partiti alle istituzioni, non solo alla propria componente ideologica, che era presente, che era forte, che era insopportabilmente forte in certi momenti. Quello è un bene da non disperdere, e quello di dire che le costituzioni toccate in maggioranza non vanno toccate è una cosa da ripeterci, e l'altra cosa da ripeterci è una vecchia lezione di Valerio Nida, che abbiamo pubblicato a Bologna con l'EDB, una lettera di Zuppi alla Costituzione. Se non l'avete letta, leggetela e compratela, costa 9,90 come la Lidl. E insieme alla lettera di Zuppi alla Costituzione c'è l'ultima lezione che ha fatto Valerio Nida, grande costituente, presidente della Corte, il quale ricordò una cosa molto semplice: le Costituzioni non sono fatte per i momenti in cui tutti capiscono che servono. Le Costituzioni sono fatte per i momenti di incertezza, nei quali bisogna stare un attimo calmi, non farsi prendere dall'agitazione, perché se tu le cambi in un momento lì, perdono la loro funzione e tu perdi il valore che avevi e il patrimonio che avevi alle tue spalle. Proprio sui giornali di oggi, che noi
gli ex capi del Maiale, uno è morto, quella che era la prima del resto. I loro figli hanno preso a mano tutto e quello che è successo ai loro genitori non è come se non fosse successo. Con in più alcuni deputati, chi ha fatto la denuncia, che poi è uno del governo, sì, ma ci sono in mezzo anche diversi deputati. Allora, la questione morale è per me invece, purtroppo, con tutte le belle cose che ha fatto, oggi siamo come e peggio di prima. Mi dia una risposta, oppure sono io che sono troppo pessimista? No, non è troppo pessimista, è troppo ottimista. La questione morale non è la questione della cattiveria umana, è la questione del sistema dei partiti. E allora il problema di oggi è quello che, paradossalmente, a differenza di 40 anni fa, oggi la consapevolezza dei partiti di avere quote di corruzione interna è più bassa. Quando Berlinguer fa l'intervista, siamo a un anno dal momento in cui Nino Andreatta attacca il Papa in aula alla Camera per la questione dello IOR. Attacca il Papa in aula. Allora, Nino Andreatta, non so cosa pensate dell'intervista di Berlinguer, penso di un anno perché era un ferocissimo anticomunista, ma sapeva benissimo che c'era una partita aperta all'interno del suo partito. E sapeva da che parte stare nella sua lotta interna. Oggi la negligenza rispetto a tutto questo mi sembra la cosa più importante. Io sono reggiano. L'idea che il più grande processo di mafia, dopo il maxi processo di Palermo, sia stato il processo sulla 'Ndrangheta e Reggio Emilia, non è nella nostra coscienza comune. Noi ci sentiamo immuni, sani, poi certo. Le mele marce ci sono, i delinquenti che fanno i delitti ci sono, le bande che cercano l'appoggio politico delle cose ci sono, però fondamentalmente siamo a posto. No? Abbiamo solo dei disturbi, ma nessuna malattia. Mentre invece il problema della salute morale è quello in cui i partiti diventano veicolo delle malattie, le inglobano e le disseminano, le portano in giro. E su questo, lo dico per Bologna, per l'Emilia Romagna, questo è un tema capitale. Questo è un tema capitale. Perché io sono molto convinto che Stefano Bonaccini abbia mille buone ragioni per girare il mondo a vantarsi dei successi che questa regione ha ottenuto. Non tutti sono stati senza un prezzo. Sono stati senza? Un prezzo. Non tutti sono stati senza un prezzo. Cioè la parte di sopra, come dire, la stagnola dorata che c'è sopra non deve farci dimenticare che sotto è una stagnola. E questo richiede appunto non una mobilitazione moralistica, ma togliere i cattivi e mettere a posto dei cattivi dei buoni, ma richiede una convinzione politica sulle istituzioni e sulla tenuta del sistema democratico, sulla partecipazione che tutti hanno. Grazie.